Andrea Lucchetta all'Aquila per un incontro all'Auditorium Mance dal tema Un punto sulla situazione del volley F3 nella regione Abruzzo. Accolto dal professor Antonello Passacantando, responsabile educazione fisica dell'ufficio scolastico regionale, Andrea Lucchetta si è intrattenuto con i ragazzi e insegnanti sull'importanza dello sport già dalla più tenera età, nello specifico naturalmente si parla di pallavolo. Lucky Lucchetta, come diventa Lucky Lucchetta? Sono uno smart coach, anzi un master smart coach. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dalla parte anziana dei miei 60 anni la voglia di continuare a sperimentare dà l'opportunità a me e soprattutto di rappresentare la Federazione Italiana Pallavolo, che da diversi anni ha dedicato alla scomposizione di quello che aveva creato nel passato, che serve come base per rinnovarsi, per rinnovare. Ed eccomi qua. Anzi, grazie anche a RaiCom e soprattutto ai ragazzi, perché sono qui per Cartoons on the Bay, dove alla mattina abbiamo fatto animazione, abbiamo visto come lo Spike Ball, che diventa un gioco che è inserito dentro al Volley S3, dà la possibilità a tutti quanti i bimbi di giocare. Eravamo a Movieplex, c'erano più di 100 ragazzi delle scuole primarie e ho fatto vedere come con un pallone semplicemente e con dei bambini, attraverso il cartone animato Super Spike Ball, che è in onda su Rai Yo-Yo e disponibile su RaiPlay, vedendo una puntata del cartone animato con le regole che vengono date da Lucky e dimostrate da Lizzy, all'interno di un percorso tutti possono giocare. Ed ecco qui la filosofia. Ora, grazie a essere qui, grazie al nostro presidentissimo e soprattutto al comitato territoriale, incontrare gli smart coach. Perché? Perché la pallavolo deve essere smart, quindi deve essere divertente, sorridente, accattivante, per far giocare tutti quanti i bimbi, nessuno escluso. Voglio far giocare i bambini seduti per terra? Non è un problema, giochiamo a sitting spike ball, il gioco della schiacciata da seduti. Voglio alzare l'asticella? No, alzo la rete all'altezza degli occhi. Giochiamo in piedi a spike ball, il gioco della schiacciata. Una volta che metto tutto quanto questo sottosistema, alla fine dal cartone animato in animazione diventa l'azione per poter proseguire con il salto nel volley S3. Quindi siamo qui per cercare di avere un contatto con il territorio, il presidente Di Camillo e soprattutto il grandissimo responsabile, che non posso citare perché non so se possiamo citarlo, ma ha dato la possibilità, ecco, di essere qui per incontrare tutti i nostri smart coach e portare anche una ventata di ottimismo sulla quale poter ritornare non solo nelle palestre, ma unire il territorio e la scuola, cosa che con la Federazione Italiana Pallavolo stiamo facendo da diversi anni e sta funzionando molto bene. Cartoons on the Bay a Pescara, ovviamente per quanto riguarda la parte estiva. Per quanto riguarda poi l'Aquila, nella parte invernale, ha in Andrea Lucky Lucchetta due personaggi. Il primo, Andrea Lucchetta, campione del mondo, Lucky per i bambini, e lo smart coach che li fa divertire. Ed è questa la soluzione di continuità. Ecco, come nasce l'idea del cartone animato? Come nasce l'idea del cartone animato? Te l'ho detto prima! Dall'animazione all'azione, un cartone animato ha la chiave per entrare nelle case dei bambini. Attraverso RaiPlay è sempre disponibile, attraverso Rai Yo-Yo entra dentro in un panorama nel quale Lucky diventa il cartone animato, ma è lo smart coach che crea questo tipo di abbattimento di barriere. Fa giocare a Spikeball, ma sono i bambini che inventano lo Spikeball, non una federazione, non un comitato, non... Dentro c'è il comitato della federazione, che ha scelto di avere un percorso didattico importante per metterlo a sistema, ma per i bambini deve essere un gioco divertente. Il cartone animato è una chiave prodotta dalla Lucky Dreams, la mia società, perché sono i miei sogni, da mettere a terra tramite la mia abilità, tramite la mia figura, tramite la mia capacità di essere, interpretando poi me stesso, l'elemento che va nel territorio per stimolare nei bambini la voglia di giocare a spikeball, entrare nel percorso del volley S3 e poi spiccare il salto verso quel sogno che potrebbe diventare una realtà. Quindi se io ho un bambino che vede il cartone animato Super Spikeball, che vede Lucky, che parla esattamente come Lucky, sente Lucky nelle telecronache, che parla sempre come Lucky, vede Lucky che nelle piazze gioca come Lucky, alla fine dice: caspita, no, questa è una figata. Lo spikeball è una figata. Non si è mai troppo piccoli per iniziare a approcciarsi alla pallavolo. No, anzi, il gioco e non è pallavolo. Te l'ho spiegato esattamente per 7 minuti. Sto parlando dello spikeball, non della pallavolo. La pallavolo è per chi spicca il salto dal volley S3 e vuole cercare di arrivare in nazionale, vuole partecipare ai tornei. Noi parliamo di volley S3 che parte al di sotto dei 12 anni. Lo spikeball inizia anche dai bambini di 2 anni e mezzo a farli giocare. Perché? Qual è il problema? Con una pallina piccola dentro casa possono giocare a spikeball.
con i piedi a terra possono fare un monster block, una super spike. E non è pallavolo, è spike ball dentro al volley S3. E non c'entra nulla con la pallavolo. Punto. Hai capito? Grazie. Meno male. Professor Antonello Passacantando, coordinatore per l'ufficio scolastico regionale per quanto riguarda naturalmente l'educazione sportiva. Oggi un importante appuntamento con Andrea Lucchetta, che insomma ormai è diventato quasi di casa qui all'Aquila. Beh sì, ormai l'Aquila ama casa, ama l'Aquila, l'ama in tutte le sue forme, sia sportive ma anche culinarie, dico io, quindi insomma questo è importante. Sì, mettiamo quest'altro tassello. Ringrazio il Comitato Regionale della Pallavolo, di cui collabora molto con l'ufficio che io dirigo, e quindi diamo questo ulteriore, diciamo, approfondimento di questa attività sportiva, per la pallavolo, diciamo, uno sport molto seguito a livello scolastico, e quale meglio occasione di poter approfittare della presenza di Andrea Lucchetta qui all'Aquila per dare non un corso di formazione, ma un incontro sia con gli insegnanti di educazione fisica e sia con i tecnici della società di pallavolo. Questo per noi è un grande evento, continuiamo ancora per il bene dei nostri giovani. Ecco, un testimonial d'eccezione per rimarcare ancora di più l'importanza dello sport, non solo dal punto di vista dello sviluppo fisico, ma anche per quanto riguarda, insomma, le connessioni sociali e la crescita psicologica. Ma la pallavolo già per sé è uno sport inclusivo al 100%, essendo come sport di squadra. Poi avere la presenza di un grande atleta, io dico un grande campione come Andrea Lucchetta, ma direi anche un grande comunicatore. Andrea veramente ha delle capacità tecniche organizzative, lui crede molto in questa progettualità dell'S3, che è proprio, diciamo, un po' l'avviamento della pallavolo sia scolastico e sia federale, quindi penso che dobbiamo assolutamente cogliere questa occasione per la promozione di questa attività sportiva. Presidente Di Camillo, la Federazione del Pallavolo sempre in prima linea quando si tratta di coinvolgere i ragazzi, naturalmente importantissimo per il loro sviluppo. Assolutamente sì, questa occasione è determinata dalla presenza di Andrea Lucchetta qui all'Aquila per il Cartoons on the Bay, e quindi è un nostro testimonial autorevolissimo di tutto il progetto Volley S3. E quindi significa il reclutamento di giovani atlete ed atlete che anche grazie a lui ci auguriamo continui a dare grandi numeri, come sta accadendo quest'anno. Ecco, è importante lo sport, la pallavolo, sia dal punto di vista fisico ma anche per la socializzazione. Assolutamente sì, lo sport può essere un grimaldello fondamentale per risolvere molti di quei problemi che attanagliano un po' la nostra società sotto tutti i punti di vista, quindi dall'educazione, educazione allo sport, e quindi gioco di squadra, capacità di saper convivere con maschi e femmine, quindi su temi assolutamente di grande attualità in questo momento.